siamo andati coi bimbi in un campo di margherite gialle, abbiamo incontrato questa identità nel loro ambiente di vita. E da lì i bambini ci hanno dato tante indicazioni, perché abbiamo cercato di annotare per iscritto, ma anche con la macchina fotografica, dove i bambini si fermavano, cosa notavano di più, quali erano le domande che facevano. Quindi non tanto un insegnante che diceva guarda qui, guarda là, eccetera, ma anche noi cercavamo di capire quali erano i punti interessanti per loro. E nello stesso tempo anche noi cercavamo di naturalmente annotare alcune caratteristiche del nostro incontro, perché anche noi come adulti in quel momento eravamo insieme ai bambini e notavamo alcune cose. E il materiale raccolto poi è stato portato dentro la scuola, nel senso le parole dei bimbi nel prato, le fotografie che avevamo preso, le annotazioni che avevamo prese, e continuato l'indagine dentro la scuola attraverso fotografie, eccetera. Sempre cercando di sottolineare l'incontro tra i bambini e questo altro da sé, che erano le margherite gialle, perché tra l'altro sono davvero fiori che durano poco nelle nostre campagne, è l'ultima esplosione di colore, di luce che c'è, e poi dopo immediatamente viene il freddo, viene l'autunno. E anche con i bambini abbiamo visto tutto questo passaggio di tempo e cambiamento delle margherite nel tempo, anche questa è una cosa che li ha colpiti molto, ma nello stesso tempo i bimbi sono anche molto recettivi a tutti questi elementi vitali, vita perché è una vita di un soggetto che cambia nel tempo, che poi loro rapportavano alla vita loro di bimbi, ma quella dei genitori grandi, ma quella dei nonni che sono vecchi. Quello che come insegnanti abbiamo ricevuto molto da questo progetto è questa fare attenzione a questa qualità vitale di incontro tra i bimbi e le cose, quindi non è un problema di insegnamento, di chiedere ai bambini di rappresentare, ma di entrare come in colloquio con la vita delle cose. I bambini sono molto pronti, molto interessati, questo lo sanno fare con molta passione, ed è una passione che poi in qualche modo viene restituita anche agli insegnanti, agli altri bimbi, anche ai genitori che naturalmente erano con noi in questo incontro.